stati coinvolti e protagonisti per portare alla piena realizzazione di due grandi principi. Il principio che è sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione, ovvero il rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, e il principio di non discriminazione che è scolpito nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, perché soltanto in questo modo sarà possibile passare dal mondo ideale alla costruzione di un mondo reale in cui le donne non siano sottratte della loro libertà. Il primo passo in questa direzione è sicuramente quello di educare i giovani. Le giovani generazioni a non negare mai la libertà, la dignità e la parità dei diritti delle donne. Altrettanto fondamentale l'esempio che diamo noi adulti, con il nostro linguaggio, con il nostro esempio e con il nostro comportamento. Insieme alla condanna della violenza contro le donne, esprimo l'auspicio che con un'operazione fortemente culturale si possano creare le condizioni perché certi fenomeni possano in futuro molto prossimo cessare.